il diavolo! Chi approcci? È il Papa Tour de France, è quello che porta il suo grande rivale. Diciamo, Gianni Bugno è il suo grande rivale, però aveva un padre che se lo indura anche. Porca miseria, ci metteva sempre qualcosa in più, no? Era il terzo incomodo. Era il terzo incomodo, eh? Nei tempi, era un ciclismo, adesso è bello lo stesso, ma non lo so. Intanto gli italiani sono in fase calante, che noi dall'atletica ci facciamo delle risate in confronto. Dopo 5 medaglie olimpiche siamo sulla bocca di tutti, mentre il ciclismo, scudendo, diciamo, parliamo di ciclismo, escludendo Nibali, che poi è oltre le fase calanti, chi c'è? Ne vedo uno. No, è difficile, questa giovane ha avuto, abbiamo avuto dei grossi risultati con la Nibali, che era un settore che ha ciclismo negli anni passati, che arrivava di meno. C'è cambiamenti nell'evoluzione un po' di quello che è anche lo sport, sono gli anni dove va bene tutto, gli anni va male tutto, a volte dei settori vanno meglio di altri settori, ci sono nuovi giovani che arrivano, personaggi che hanno fatto storia che se ne vanno, quindi è normale, poi è un ciclo. È un ciclo, grazie, grazie Claudio Cappucci, riprendiamo il Paolo. Il discorso. Quando possiamo presentare i migliori iscritti della scuola? La corsa è poi sempre una metafora della vita, anche delle nostre vite sempre di corsa, ma la corsa a parte le battute, allora dovremmo presentare, insegnino molto. Personalmente non posso dire di essere un campione, ma posso dire di aver fatto nella vita tante altre attività che si basano anche sportive, che si basano sulla fattica, sulla distanza, sulla regola. Numero 15, Cesare Maestri, Atletica Farmi, Bergamasche. Sperimentare anche i giovani, le famiglie, infatti, numero 14, ha già vinto due volte qua a San Vito Colonna, nella gara juniores, Luca Alcieri. Ci insegna un
Attenzione, questa lista dei siepi, 8-12, dei 3.000 siepi, finalista a Tokyo, a Bed and Breakfast. Ecco, un'ultima battuta. Qualche mese fa abbiamo inaugurato 12, il Green Pike e ci siamo detti che lo sport è il momento giusto anche per parlare con serenità e con collaborazione anche con i sindaci dei comuni vicini.